Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa del cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Abbiamo esuli figli di Eva, a chi sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, apora la nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo genitore lo sommo potente per l'acquisto delle tante indulgenze. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tutte le famiglie cristiane. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Per avere tanto del purgatorio in particolar modo per i nostri cari. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. L'eterno riposo con loro, Signore. L'eterno riposo con loro, Signore. L'eterno riposo con loro, Signore. Riposino in pace.
Dio. Figlio della regia della pace, regia del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario, dalla Beata Sempre Vergine Maria, abbiamo... Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sordità per aprirci ad un nuovo progetto di vita. Dal secondo libro dei re. Un giorno Eliseo passava le esperienze così di quattro soldi. Lui racconta, propone una vita, un'esperienza che deve essere, deve diventare famiglia, forte come i legami che noi stabiliamo con papà e con mamma. Anzi, Gesù va oltre e dice: bisogna amare Dio senza anteporre niente e nessuno. Potrebbe sembrare ancora una volta una parola dura, e invece il Signore sa quel che dice. Perché anche nella nostra vita, quando decidiamo di intraprendere la nostra strada, la strada della vita, lasciamo il padre e la madre. C'è scritto nella Bibbia: per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e diventerà una sola carne. Lasciare qualche volta il padre e la madre, con il cuore anche pieno di gratitudine, con il cuore pieno di tanta sofferenza, ma è il tempo del parto. Ed è necessario anche partire. E io questa sera sento dentro di me questo bisogno di parlare forte, perché, ripeto, è il tempo di una nuova nascita, è il tempo di diventare discepoli, è il tempo di dare spazio a qualcuno che è capace di chiamare dalla morte ciascuno di noi. Sto parlando di me, sto parlando di me con i miei anni, e mi accorgo che, nonostante tutto, ho bisogno di rinascere. E sento di essere debitore alla profezia, al Vangelo, a queste parole che mi seducono e mi dicono che ogni amore, ogni legame, ogni sensibilità, tutto
giusto e buono. Dobbiamo amarci intensamente. Il figlio deve amare il padre e il padre deve amare il figlio o la figlia. Il marito deve amare la moglie e la moglie deve amare il marito, amare i figli intensamente, perdutamente. Ma c'è anche un amore ancora più grande che non si frappone con gli altri amori che sono trasparenti. E per questo motivo, ecco, noi vogliamo ancora una volta far nascere l'avventura cristiana che si presenta davanti alle altre famiglie con l'autorevolezza della formazione di una famiglia nuova. Penso che questo miracolo dovrà e deve accadere. Questo nostro tempo ha bisogno di nuovi genitori, di nuovi padri, di nuovi maestri. E si diventa maestri nella misura in cui si ascolta la parola. Dietro di voi e davanti a me c'è un ulivo millenario con il quale tante volte io vado a colloquiare e mi dice, mi racconta la sua storia, i suoi 1000 anni, che sono molti rispetto ai miei, e mi dice, Barbarino, ma cosa sono i tuoi 71 anni? Sono niente rispetto alla mia storia e ancora io metto radici. Preoccupati, Barbarino, di mettere radici. Non ti fare prendere dalla vecchiaia, dalla vecchiezza. Non ti fare prendere dalla disperazione. Non ti fare prendere da tutte le altre cose che possono, diciamo così, bloccare la crescita. Apriamoci a una nuova sensibilità, apriamoci ad una realtà che è davanti a noi. Io credo che al di sopra di tutto c'è questa nuova nascita alla quale io voglio partecipare. Chiudo innanzitutto salutandovi cordialmente perché avete accolto questo invito a questa inaugurazione di questo spazio. Uno spazio libero, uno spazio aperto a tutte le sensibilità. Non c'è una cultura che viene preferita rispetto ad un'altra. Tutte possono avere cittadinanza, lì dove ovviamente c'è rispetto reciproco, lì dove c'è apertura verso l'invisibile. L'invisibile è davanti a noi e non possiamo coglierlo con gli occhi, ci vuole la potenza del cuore. E allora voglio invitarvi tutti questa sera a fare un cammino e a considerare questo luogo come un luogo dell'anima dove si può ascoltare la voce della natura, l'Etna che è davanti a voi, dietro alle mie spalle, dentro uno spazio tipicamente cosmico dove noi siamo importanti, ma dove è necessario mettersi in relazione. Il cielo sopra di me, sopra di noi, e la coscienza nuova dentro ciascuno di noi. Che nessuno blocchi questa crescita che deve avvenire dentro il cuore dell'uomo. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Voglio acquistare la vita con la mia perdita. Voglio, come dire, mettere sulla bilancia della bilancia del Vangelo la mia vita, le mie aspirazioni, sperando e credendo fortemente che il Vangelo prenderà la mia vita e darà una speranza nuova. A voi che mi state ascoltando, io dico che è il tempo di aprirci ad una nuova realtà. Stiamo celebrando il centenario di Sant'Egidio,
stiamo celebrando una nascita, non ci capiti di essere soltanto dei devoti, ma di essere dei cristiani, dei discepoli, che seguendo anche la via di Egidio si avvicinino alla vita di Cristo. Questa è l'unica cosa che conta, questa è l'indicazione magistrale che Sant'Egidio dona a ciascuno di noi. Lo vogliamo seguire, lo seguiremo e vogliamo sul suo esempio vivere il grande rischio. Ancora una volta io vi ringrazio per la vostra accoglienza, per la vostra presenza. Continuerà la celebrazione poi con momenti di amicizia, con momenti di canto, con momenti di grande tenerezza. Sia lodato Gesù Cristo, oggi e sempre sia lodato. Ci mettiamo all'inizio.
Ma come facciamo a tirare lì? Ah, davvero? Ora di Milano. Ora di Milano. Ora di Milano. Vado a montare. Vado a montare. Vado a montare. Vado a montare.